piace il buio prima dell'inizio. Da ora tutto è possibile. La luce della realtà va a dormire e dal suo posto un chiarore artificiale di spot, bar, PC, sagomatori. Come mi piace il buio. Beh, a casa mi fa paura. Mi sento solo, piccolo. Ma qui, in questi attimi di nulla, è nascosto in maniera latente lo scintillio di tutto ciò che è, che non è, che è stato e che sarà. È la mia passione, la mia terapia. Andrea, concentrati. Devi entrare, stanno aspettando te. Il buio, come mi piace. Andrea, entra. Un passo e sono in scena. Un piccolo cambio di peso da una gamba all'altra. Un minimo spostamento in avanti e tutto cambia. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umano. Andrea, entra. Un passo e sono in scena. Vado. Cinque passi e sono al centro. Più o meno. E ora sorridi. O no? Se sorrido, certo sembro allegro, però potrei sembrare anche uno che sorride per un non nulla, un superficiale. Non ridere, rimani serio. Com'è vestito male quel tipo in prima fila? Mi sta guardando. Anche quello accanto. Mi guardano tutti. Fai il disinvolto. O il neutro. Anni di teatro, di ricerca corporea, di presenza scenica. Applicali. Il neutro. Piedi paralleli, ginocchia sganciate, rilassa le spalle e faccia inespressiva. Mi sento un idiota. Non pensare. Prendi la valigia. La valigia. La valigia. Ho dimenticato la valigia. Ok. No, ansia. Rimani neutro, ma disinvolto. E sorridi seriamente. Certo, com'è vestito male. Cinque passi e sono al centro. Più o meno. Ricorda, la valigia va posizionata a 3,5 piedi rispetto all'intersezione tra il piano sagittale della linea immaginaria che collega lo zenith del par di destra al nadir del proscenio e la tangente dell'ombra segante della bisettrice della crepa al centropalco. Un passo e mezzo alla tua destra. Si stanno annoiando tutti. Vuoto tecnico. Sbrigati. Mannaggia a me, ha la mania di fare tutte le cose smontabili. Occupano meno spazio, dico sempre. Poi, al momento della verità, vuoto tecnico. Bello però, eh. L'ho fatto io. Il tavolino. Lo zenith, il nadir, il centropalco. Quattro passi dalla valigia. Che silenzio però. Ma perché non ho messo una canzone? Na 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 ci stava meglio. Na 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 na. Ma perché non ho fatto un corso di canto? Io ero più felice, loro non si annoiavano, non mi guardavano così. Come quello in prima fila. Com'è vestito male. A posto.
Bello, eh? Mica tanto. Però l'ho fatto io. Valigia, tavolo, io. Ed ora, musica. L'affitto di casa. Non l'ho pagato. Il segnale. Il segnale. Com'era il segnale? Tecnico? Capisci? Lo pago pure. L'affitto. Thank you.
o la sinistra, o tutte e due in maniera simmetrica. Non so se guardare il cucchiaino di destra o quello di sinistra, o tutti e sei contemporaneamente. Tutto ciò mi innervosisce molto. Ho deciso di diventare un giocoliere perché pensavo di acquisire fascino e piacere alle donne. Mi sbagliavo. Sono solo un po' più nervoso e iperattivo. La giocoleria mi ha regalato una bella ernia cervicale e una montagna di trucchi impossibili da fare. E adesso sono intrappolato in una ragnatela di trucchi. Penso solo ai trucchi. Mi relaziono solo con i trucchi. Del tipo, tu che trucco fai? Ah, io faccio questo. E questo. E anche questo. E questo. Trucchi, 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 solo trucchi. Tutto ciò mi innervosisce molto. Sto provando questo trucco da 7 mesi. Ogni mattina mi sveglio senza sveglia alle 8:15 e lui è già lì che mi aspetta. Una tavoletta, 6 bicchieri, 6 cucchiaini. Un colpo solo e zac! I 6 cucchiaini dei 6 bicchieri. Bellissimo! E lo provo. E mi deve entrare 10 volte su 10 come ogni bravo giocoliere. E puntualmente, al 10° tentativo, sbaglio. E così devo ricominciare tutto da capo e mi ritrovo a provarlo per 2-3 ore. Ho calcolato che se il tempo di preparazione è di circa 30 secondi e quello di esecuzione un secondo, in un'ora lo provo più o meno 120 volte, che vuol dire in un giorno 360 volte, in una settimana 2520 volte, in un mese 10.080 volte, e che in 7 mesi, prima di presentarlo qui, l'ho provato 70.560 volte. 70.560 volte. E solo ora mi sto rendendo conto che se sbaglio sono un fallito. Non so se mettere la gamba destra davanti o la sinistra, o tutte e due in maniera simmetrica, se guardare il cucchiaino di destra o quello di sinistra, o tutti e sei contemporaneamente. Ha ha!